Bentornati o benvenuti nella mia stanza, io sono Sara e oggi vorrei fare qualcosa di un... non è prettamente diverso, però non ho visto da nessuna parte, quindi spero vi piaccia. Parto struccata perché andremo a fare un video random, cioè un trucco random. Io gioco a D&D, o comunque giochi di ruolo, questi sono i miei dadi. Oggi saranno loro a scegliere il mio make-up, quanto applicarne, se applicarne. Quindi adesso sceglierò dei dadi atti al loro dovere, speriamo bene. Ho già tolto quelli super sfigati perché per ogni giocatore di ruolo c'è un set di dadi super sfigati, quindi li ho eliminati, ma quelli già da un bel po' di tempo. E cominciamo subito con il video. Man mano che farò le istruzioni le metterò qua di lato, così che possiate vedere le altre opzioni nel caso io mi dimentichi di dirvele o non lo so, o altre cose. Tanto poi le metterò anche giù nell'info box probabilmente. E cominciamo subito mettendomi il robo per levare i capelli dalla faccia. Per chi non fosse nell'ambiente di D&D, i dadi sono tutti diversi, come avete potuto vedere. Il classico, che probabilmente conoscete tutti, è il D6, quindi quello con 6 facce, ma invece che avere i puntini ha i numeri. Poi c'è il D4, il D20, il D12, D8, D10 e D100, anche che non ho preso perché tanto non mi serve. Nel caso non lo sapeste, l'1 nei dadi è considerato il numero ovviamente più sfigato perché è un critico negativo, quindi se vi esce quello... tutto quello che potrà andare male, andrà male. Almeno nei giochi di ruolo, quindi. E anche in questa sfida, perché ovviamente ho messo in corrispondenza con l'1 il peggio che potrebbe accadere nel make-up. Mentre il 20, ad esempio nel D20, è un critico positivo, quindi la cosa migliore che vi possa accadere. E così via per tutti gli altri dadi. Adesso cominciamo con la base e comincerò con il D4 perché non ho chissà quante cose da fare. Andiamo con le istruzioni di questo D4. Se esce 1, niente, nessuna base praticamente. Se esce 2, fondotinta e cipria. Se esce 3, fondo, correttore e cipria. Se esce 4, quindi critico positivo, primer, fondotinta, cipria e correttore, quindi l'unplan. Andiamo a vedere cosa tirerà il nostro dado. Ti prego, ti prego, ti prego. 2! Ottimo! È uscito un 2! Fondotinta e cipria. Come fondotinta uso questa della Essence nel colore 10 Fresh Ivory, mentre come cipria uso quella di Too Faced, la Born This Way, nel colore Translucent. Per applicarla userò un pennello. Ok, la base è fatta, passiamo agli occhi. Gli occhi cominceremo con un tiro sempre del D4 per vedere se metterò o meno il primer occhi. Se esce 1 o 2 non lo metterò, se esce 3 o 4 lo metterò. Ok, andiamo a tirare. 4! Metterò il primer occhi, quindi ottimo. Userò quello di Fenty Beauty, il Pro Filter nel colore Invisi Pink. Adesso per quanto riguarda le palette, io qua ne ho prese un paio e useremo un dado per vedere quale userò prima di tutto. Quindi adesso le dispongo davanti a me. Allora, le ho disposte davanti a me, così c'è Kat Von D, Revolution, 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 Naked e Nabla. Sono disposte così e le numererò 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Vediamo cosa esce. Questo è il dado designato. 5. Quindi questa qua, la Revolution Reloaded Iconic Division. Questa è la palette che è uscita. Ha colori abbastanza naturali. Siccome sono 15, userò un di 20. E nel caso esca 1, userò il colore che si abbina peggio. Nel caso esca 20, nonostante non ci sia il numero, userò il colore che si abbina di più. Per gli altri ritirerò. Li conteggerò in questo verso, quindi partendo dall'1 e arrivando al 15. Quindi di così, ok? Allora, questo è il D20 che userò. Guardate quanto è carino. Tiriamo per il colore di transizione. 11. Perfetto. Ok, il numero 11 è questo qua. È un arancione / ocra circa. E lo andremo a mettere nella piega. Ok, tiriamo il prossimo colore e vediamo dove lo applichiamo, perché non è detto che se io dico lo metto nell'angolo esterno esca un colore adatto, perché comunque ci sono anche degli shimmer. Quindi tiriamo il prossimo dado. Ok, vediamo cosa dice. 6, è uscito un 6. Il numero 6, fortunatamente, è questo qua. Abbastanza scuro, è un verdino, tende al verde, è scuro ma non è nero, anche se qua potrebbe sembrare, però è verde, e lo andremo ad applicare nell'angolo esterno. Ok, ho applicato il colore più scuro, andiamo a tirare il prossimo dado. Andiamo a tirare il prossimo dado. 3, è uscito 3. Il numero 3 è questo colore qua, che è tipo oliva, forse. Dove lo potremmo mettere? Vediamo, è abbastanza chiaro. Lo metterò anche questo colore è stato messo. Tiriamo. Ok, tiriamo, è uscito 14. Non so se si vede. Yes. Il 14 è questo colore qua, è un melanzana andante, quindi viola, e lo metteremo qua sotto. Io spero in un shimmer, come sempre. Ok, proviamo se esce uno shimmer, altrimenti metterò quello che esce. 5, è uscito 5. Ok, non è uno shimmer, ovviamente è questo colore qua, un tortora, e lo andrò a mettere nella palpebra mobile con le dita, perché no. Ok, ultimo tiro nella speranza che mi esca qualcosa.
nel... Ti prego, Tato, mi senti? Vai. 20, il miglior abbinamento, quindi metterò un shimmer. Metterò questo verde, mi ispira, come ci sta. Lo metterò qua. Il prossimo è se mettere l'eyeliner o meno. Userò sempre un D4, 1, 2, no, 3, 4, sì. Vediamo un po'. 2. Niente eyeliner. Ok, passiamo al prossimo che sono le sopracciglia con sempre il D4. Se esce 1, le lascio così come sono. Con il 2 metto il gel, con il 3 metto matita e gel, con il 4 metto matita, gel e correttore. Vediamo cosa esce. 4! Yay! Quindi metterò tutto quanto. Ok, le sopracciglia sono fatte e come prodotti ho usato il gel della Benefit Gimme Brow, la matita di Nabla nel colore Neptune e come correttore quella della Essence, il Stay All Day 16 Hour Waterproof. Adesso sempre di 4 mettiamo matita negli occhi. Innanzitutto vediamo se ci va o meno la matita negli occhi, quindi sempre di 4, 1, 2 no, 3, 4 sì. 1, quindi no, niente matita, quindi addio. Ok, allora passiamo alle ciglia, è sempre con D4, in cui 1 sarà niente, 2 sarà il mascara solo una passata, 3 sarà piegaciglia e mascara due passate, 4 invece sarà piegaciglia, mascara e ciglia finte. Vediamo se il dado è d'accordo o meno. 4, sì! Quindi l'Unplan. Come mascara uso il Pupa Vamp, mentre la colla della Essence e le ciglia finte sono le Ardell, le Demi Wispies. E il piegaciglia è un piegaciglia. Ok, nel mentre che aspetto che le ciglia si asciughino del tutto, tiro per il blush. Blush sì o blush no? 1, 2, no. 3, 4, sì. 1, direi proprio di no. Andiamo per il contouring. 1, 2, no. 3, 4, sì. 3, quindi sì. Vediamo quale userò di queste due palette. 1, 2, 3, 4. 3, quindi userò questa di Benefit, se non sbaglio. Yes. La Cheek Leaders Mini Bronzer Squad, che è un sacco carino, ovviamente userò solo il bronzer. Ok, contouring fatto, adesso
highlighter, ma prima mascara. Highlighter. 1, 2, no. 3, 4, sì. 1, quindi... No! Ottimo! Grazie, Dado, mi stai dando un sacco di soddisfazioni. Quindi, visto che non devo mettere l'highlighter, passiamo alle labbra. Labbra. Allora, qua... non vado neanche sì o no, perché ormai quel dado non è collaborativo. Allora, per l'1 lascio solo il burro cacao, il 2 metto il gloss, 3 matita e gloss, 4 matita e rossetto, 5 metto la tinta e 6 matita e tinta. Quindi vediamo cosa dice il nostro dado blu. 5, quindi tinta. Come tinte ho queste. Allora, queste sono le tinte, ce ne sono Sephora, Kat Von D, Nabla e Essence. E vediamo cosa esce. Sono 10, quindi tirerò un di 10. Numero 3. Numero 3 è la tinta nera di Sephora. Ok, le labbra sono fatte, adesso l'ultima cosa che rimane è il fissante. High-end o low-cost? Essence o Urban Decay All Nighter? Vediamo un po'. D4, 1, 2 low-cost, 3, 4 high-end. 3, quindi high-end. Ok, il trucco è finito, i miei dadi hanno fatto... più o meno il loro dovere, visto che questo cattivo ragazzo non ha voluto collaborare lasciandomi mettere il blush e l'illuminante. Ok, e niente, spero vi siate divertiti. Nel caso vorreste usare il mio, questo metodo, diciamo, di scelta con i dadi, fatemelo sapere taggandomi nei vostri video. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!